che oggi è uno splendore. Grazissimo. E cos'è? Codiano, lo romperai mica? Cos'è? Oddio, ci vuole un po' più di forza per romperlo, eh? Abbiamo pensato a una cosa speciale, divertente e a sorpresa. Allora, quindi... senti, chiamiamo qualcuno, perché si rompe, questa è la classica pignatta. Sì. Allora, io direi, chiamiamo Paolo, che è stato un po' oggi, vieni, il portavoce della classe. Vieni, Paolo. Noi abbiamo una fatina che ci fa i dolci. Questa è un po' una pignatta, tu adesso, senza paura, non mi rompere il tavolo, devi rompere solo questa cupola. Okay, che da lì l'ha fatto con tanto amore. Proprio. Vai, allora, facciamo un colpo piano e poi un po' più forte, vai. Sì, vai, vai. Avanti. Vai, vai, Paolo, forte, forte. Bravo. Vediamo, vai, spacca. Eccolo così. Qua. Mamma mia, Dalila, l'hai fatto una torta con le caramelle. Ragazzi, che bella. Ve la ricordate la pignatta? La pignatta o pentolaccia. La pentolaccia, no? Quella che vi bendavano e dovevate riuscire a prenderla. Qui c'è la torta e c'è tutto quello che ci può essere in una pignatta. Allora, io farei così, Dalila, resta lì. Paolo, andiamo a offrire un po' di dolci ai tuoi amici. Poi noi torniamo, vieni, in cucina e Dalila ci insegna a fare esattamente la stessa cosa, cioè la torta con il cioccolato in mezzo. Allora, ragazzi, servitevi pezzettini, poi dopo tagliamo anche la torta. Noi torniamo subito, dai, forza, un po' di coraggio, mangiate, torniamo a fare la torta. Allora, chi si è scatenata? La lotta, bentornati nella mia cucina insieme ai ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Pianezza che si stanno abbuffando del dolce di Dalila. Ma noi da Dalila vogliamo imparare a fare questa cupola che poi si deve rompere e può nascondere dentro ogni tipo di torta, sì. No? Ogni tipo di torta e ogni tipo di schifezza. Cioccolato. Allora, cioccolato, la quantità la decidete a seconda della grandezza della cupola. Sì. Noi abbiamo messo un 500 grammi fondente. C'è l'acqua sotto? Sotto c'è l'acqua, abbiamo fatto il bagnomaria, quindi aspettiamo. Maria. Nel frattempo incominciamo a preparare la nostra cupola. Sì. Ho preso quella che potrebbe essere anche un'insalatiera. Ah, certo, l'importante è che bella liscia, e prendiamo della pellicola trasparente e mettiamo l'impermeabile alla ciotola. Prima gli metti le mutande, una volta ho messo le mutande, ma non so quale torta, metti l'impermeabile. Ora mettiamo l'impermeabile. Se non si attacca bene la carta trasparente, si può inumidire un po' la ciotola con un po' d'acqua. Quando siamo contenti che ha aderito in ogni punto, la mettiamo un po' sotto e la mettiamo nel freezer perché la facciamo raffreddare in modo che per noi dopo sarà più semplice metterci il inclinarla così. Ecco qua, ma a posto, vai a riposare al freddo. Al freddo, qui intanto chiaro. Allora, chiaro. Mentre il cioccolato scioglie, parliamo di che torta abbiamo messo sotto, almeno noi. Noi abbiamo preso un pan di Spagna al cioccolato. Okay. Quando poi è sfornata la dividiamo in due. Scelta nostra se bagnarla o meno. Se non ti piace bagnarla? No, a me no, non piace, però è un gusto personale. Sì, poi certo. Essendoci questo il burro sono umide, non quindi non è che hanno bisogno della bagna. Per la farcitura, io ho scelto una cosa che fosse in linea con tutte le ciccionata. La ciccionata. Una crema al burro, quindi non è proprio leggerina, però è tanto zuccherina e buona. E l'abbiamo fatta appunto creando una meringa all'italiana, che sarebbe una meringa con lo zucchero cotto, quindi albumi a montare, 200 grammi di albumi. Poi abbiamo preso 400 grammi di zucchero, abbiamo fatto sciogliere con un pelo d'acqua, giusto che la ricoprisse, verso 100 gradi. Abbiamo levato lo zucchero, l'abbiamo messo negli albumi, che continuavano a montare senza di noi, diventano una bella meringotta e lì possiamo metterci ben 800 grammi di burro. Urca, 800 grammi tutto di burro. A pezzettini insieme alla meringa ammorbidito, avverrà questo bello spumone a cui aggiunto il cacao in polvere in modo da dargli l'aroma del cacao. Non è proprio indicata per le diete, però è molto buona. Giriamo ragazzi, il cioccolato. Ma ci vuole ogni tanto. Va bene, giriamo il cioccolato. Giriamo, che dovrebbe... essere anche un buon punto, dobbiamo solo avere la pazienza. Vabbè, se vuoi io lo mescolo così tu intanto vai a farcire la torta. Così portiamo avanti, anche perché tutto il resto del gioco è la parte più divertente, dove dobbiamo riempirlo di caramelle. Però prima di fare questo ci mettiamo il nostro bello strato, guarda come diventa bella morbida. Sì, fantastico. All'inizio può sembrare un po' troppo morbida, però basta lasciarla riposare e prende questa consistenza
perfetta, bello strato, ciccione ciccione di crema. Ma secondo me tutto deve essere preso nella misura giusta, no? Sì. Diciamo, ah, tu ricopri anche tutto? Sì, la ricopriamo in modo che tutte le caramelle che ci mettiamo sopra e i cioccolattini si appiccicheranno, tipo colla. Cerchiamo di ricoprirla tutta quanto, tanto di crema ne abbiamo. Vogliamo, qui ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Io incomincio ad adagiare tutte le mie tavolettine. Ma qui può rischiare di poi dividersi se non lo, non lo spengo al no, momento no, giusto? No, 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 perché a bagno però se lo lasciamo può bruciarsi, io proprio in maniera grezza. Questa roba è enorme. Sì. Vabbè, se te ne avanza un pezzo. Proprio giusto se, se qualcuno passa fortunatamente in questa zona ci metto anche questi perché sono colorati e mi piacciono. Cioè, ma tu hai avuto una contaminazione di Cisco, questi. Guarda. Bellissimo. E ancora questi altri colorati. E non ne ho mai abbastanza. Oh, sì. Sai che è bella anche così, eh? Sì, dai, guarda, è carina. Ha il suo fascino ruspante. Il suo fascino, non lo so, sembra un parco giochi. Prendiamo la nostra ciotola. Vai. Allora, è diventata bella fredda, così ci aiuterà nella lavorazione. Ma che carina è sta torta. E voilà. Allora, vai. Questa scotta. Sì, prendiamo. Infatti bisogna prendere le posine. Ecco, nostra. Adesso tu mi sporchi tutta la cucina, vero? Facciamo. Non mi ascolta. No, io ti sporcherò tutto, è normale, è che lo chiedi a fare, è ovvio. Va bene, tu però non mi puoi portare queste cose qua, Dalila. Allora, ora andiamo proprio così. Ah, una colata? Sì, a cascata. Ma che bello! Ma poi cola anche per terra? Ma diciamo che il bordo della scodella fa un po' da, diciamo, argine. Quindi noi ci fermiamo quando vediamo che in parte è abbastanza coperta. Poi ci aiutiamo con un pennellino, in modo che siamo sicuri che... Di là come andiamo? È vuota praticamente. Ah, ma te la giri un po', così lo vedi? Sì. Ecco, sta arrivando. Di là come andiamo? Ah, è vuota. No, qua invece sta tracimando. Va bene, io penso che... Non dobbiamo farla troppo sottile, sennò poi si spacca. Si rompe. Però... Ma è un'idea brillantissima. Vedi le menti geniali quando si mettono all'opera. Attenzione. Allora, tutto questo di più ci aiutiamo col pennello. Sì, ovviamente, tanto anche se si sporca un tagliere non l'idea. Succede niente. Magari se a casa invece il tagliere avete un piano da lavoro, magari della mamma che ci benissimo. Tiene tanto, evitate. Ci mettete una bella incerata, qualcosa che tutela il piano da lavoro. Però già così è molto bello. Allora, io avevo anche delle praline. Ah, delle, è vero, ragazzi, codette, ci portate però... le codette, perché danno un croccantino. Tac, giù. Sembra una qua. Sembra un enorme cake box, te li ricordi quelli che facemmo? Grazie. Dimenticate. Bravo, Lori. Ciao, che bello. Codette. Dai, dai, aiutami, questa è la parte più divertente. Guarda, anch'io. Il getto di lato. Di lato è difficilissimo. Devi proprio... Come la sposa. Arriva la sposa. Ah, bene. Quando sarete soddisfatti, che è abbastanza coriandolosa... Io ce l'ho anche un po' nelle dita. Dobbiamo sollevare questo. Abbiamo un foglio di carta foglio, qualcosa. Ci vuole un... Solo non voglio sporcare. Ora che lo metto nel frigo. Ah, ma tu mi vuoi mettere nel frigo quella roba lì? Dobbiamo metterla così come ci vuole un vassoio, aspetta però. Sì, anche un piatto grande come quest'altro. Trovarlo, aspetta, quello fermali. Quello del forno? Sento dei rumori. Sai, c'è qualcuno che sta disperatamente... dice spostiamo questo. Oddio, dai, non è tanto... Benissimo. Va bene questa. No, va benissimo. E voilà. Vado. Vai. Ma guarda qui, questo tavolo! Il frigo è salvo. Però mi sa che Dalila devi venire a prendere l'altra. Allora, questa va e l'altra esce. Esce? Quanto la deve stare? Qualche ora, No, in realtà non ci abbiamo messo tanto. Un'oretta sì, però la prova l'avete quando fate... Certo. E sentite che è... Che forte sta cosa. Va bene. Aspetta, quindi... ti faccio un po'... Ma se lo togliessimo proprio? Ma sì, anche se ce ne sbarazziamo. Buttiamolo via. Sì, via. Ora, la carta che avevamo, eccola, ho sentito un po'. Ta-da! Ragazzi, che bello! Ripetiamo, si può usare sempre come cappello. Come un elmetto. Un elmetto. Cappello.
che è anche duro, quindi se ti colpiscono, e poi con un po' di pazienza levare bene la carta. Che bello. Sì. No, anche perché se rimane qualche pezzettino di plastica non è proprio gradevole da ingerire, quindi magari siamo con questo un po' pignoli, eh? Oh, la possiamo fare. Un po' come scartocciare l'uovo di Pasqua. Sì, al contrario. Al contrario. Dall'interno. Dall'interno, eh? È con singolare. Stessa, scusa, con la stessa filosofia uno fa un uovo, ci sì. mette l'altro un uovo tondo. Sì, sì. Che paese è strano, è particolare. Eccola metto, qua. Ragazzi, sembra Fullmetal Jacket. Ta-da! Visto che qualcosa ci è avanzato, lo mettiamo non qui. Non sia mai, eh? Perché sennò poi era troppo sobria, era troppo magra. Troppo scarna, Io metto le caramelle, sì, io sì. metto le caramelle, la, la, la. Visto che già c'era quella di prima, facciamo il bis. Ragazzi, vi toccherà mangiarla, eh? Purtroppo sì. Brava Dalila, bravissima! Abbiamo sciolto il cioccolato a bagnomaria, abbiamo rivestito di pellicola l'esterno di un'insalatiera, l'abbiamo messa in freezer per qualche minuto, poi abbiamo farcito e decorato a piacimento la nostra torta, abbiamo versato il cioccolato fuso sull'insalatiera raffreddata, abbiamo decorato anche la cupola con confettini e codette di zucchero finché il cioccolato era caldo, abbiamo rimesso la cupola in frigorifero per solidificare il cioccolato e poi abbiamo tolto la pellicola con cura e